Oggi un altro importante momento per il progetto Comuni Resilienti, che coinvolge 100 comuni della provincia di Potenza, ente capofila. Il progetto, promosso dall'ONU, ha l'obiettivo di incentivare una rete sul territorio per mettere in pratica buone azioni atte a prevenire e diminuire i rischi in caso di calamità naturali. Questa mattina, ad ospitare un importante momento di confronto sul tema, il Conservatorio Gesualdo da Venusa a Potenza. Numerosi gli esperti e i rappresentanti istituzionali a livello locale, nazionale e europeo presenti all'incontro. Oggi i 100 sindaci della provincia aderiscono alla campagna mondiale promossa dall'ONU per ridurre il rischio di catastrofi naturali. Un evento importante, un modello che l'ONU ritiene di esportare in tutte le aree interne, perché la nostra è un'esperienza speciale, quella che ha coinvolto i 100 sindaci coordinati dalla provincia in continuità con le azioni che in questi anni si sono realizzate in materia di protezione civile, di pianificazione urbana sovracomunale, di tutela, uso e consumo del suolo. È un'azione importante, serve a creare i presupposti per una nuova cultura, una nuova consapevolezza dell'uso del territorio, che serve a prevenire gli eventi che oramai si susseguono in maniera apparentemente inarrestabile. Questo è un impegno che le Nazioni Unite stanno portando avanti ormai da tempo. E questo appuntamento a Potenza, peraltro alla vigilia della conferenza di Sendai, dove dovranno essere ridefiniti i programmi e gli obiettivi per i prossimi 10 anni, insomma, sono, come dire, un appuntamento importante, un segnale importante, una risposta importante del territorio nazionale, e il fatto che venga accolto e di questo si faccia promotore un territorio che ha sì molte criticità, ma ha anche una giusta attenzione a questi problemi, credo che sia un bel segnale non solo per i nostri partner internazionali, ma anche per l'intero paese. Le statistiche, se guardiamo nel contesto internazionale, sono veramente allarmanti. Si parla di 2,9 trilioni di dollari che negli ultimi 10 anni sono stati persi dovuti alle catastrofi naturali, associate a 3 milioni di persone che hanno perso le vite, insieme al numero crescente di persone che sono afflitte dalle catastrofi naturali, più di 14 bilioni a livello globale. Quindi le statistiche sono estremamente importanti ed è per questo che è importante ridurre il rischio. La regione Basilicata è colpita da una serie di vulnerabilità legate chiaramente a inondazioni, ma anche al terremoto, quindi è estremamente importante che l'approccio da parte della regione, della provincia e dei comuni sia un approccio di multirischio e soprattutto che ci si focalizzi su quelle che sono le strutture di base e della loro resilienza. Sappiamo benissimo che il futuro si basa sulla cooperazione, e se riusciamo e se siamo in grado di stringere rapporti anche con realtà straniere, con altri tipi di realtà territoriali esterne alla nostra realtà, potremmo portare dei benefici al territorio in termini di buone pratiche e anche possibilità di investimento o di risorse aggiuntive rispetto a quelle poche risorse che noi abbiamo sul territorio.